a tutti dal canale Inverter Clima. Allora, abbiamo una scheda Daikin, unità esterna, il fan BLDC, scheda unità interna, non abbiamo il ventilatore e ci ho messo un rilevatore di impulsi, un generatore di impulsi, scusate. Poi andiamo a fare un video come ingannare il feedback, perché questo generatore di impulsi si può mettere sia al fan 220 volt e sia al BLDC. Allora, fan 220 volt, il fan va collegato qui, però poi, come ben sappiamo, il fan 220 volt ha l'uscita out e quindi va collegato su questa morsettiera. Adesso ho collegato il generatore di impulsi perché dava l'errore. L'errore che dà quando il Daikin ha problemi la ventola dell'unità interna, dà errore A6. A6, errore fan unità interna. Ok, adesso passiamo alla scheda esterna. Scheda esterna, ho messo, posta delle sonde, ho messo dei termistori. Le sonde ce l'ho qua, queste sono le sonde, ma siccome sono troppo ingombranti ci ho messo questi termistori perché è più facile testare, sono meno invasivi, e quindi ci ho messo dei termistori da 20K, quindi possiamo vederlo qua. Sono termistori da 20K, sono tre termistori da 20K, quindi come mettete mettete uguale, perché sono 20K per tutte e tre. Particolarità di questa scheda che serve un jumper su questo connettore. Serve un jumper, altrimenti non arriva l'alimentazione alla parte di potenza. Ma a parte il jumper, serve anche la comunicazione dell'unità interna. Quindi, se l'unità interna non dovesse comunicare, allora non si attiva la parte di potenza e dà errore U4. Va bene? Mentre invece per l'errore fan BLDC unità esterna da E7, quando trovate E7 è fan BLDC unità esterna. Va bene? Allora, ci ho messo, riepilogando, ho messo generatore di impulsi su ventilatore fan unità interna perché non ce l'abbiamo. Poi qui ho messo, apposta delle sonde, ho messo tre termistori da 20K. Qui apposta del compressore ho messo un rilevatore di fase. E ovviamente non sostituisce il compressore, però possiamo vedere se arrivano le tre fasi. Ah, un'altra cosa prima di dare alimentazione, questa scheda unità esterna, lo faccio vedere qui, c'ha, questa è uguale a quella, questa è di Alessandro di Brindisi, questa purtroppo ha il processore in corto, e questa scheda va insieme a quest'altra schedina che si trova sotto, si trova qui sotto, ok? Quindi qui sotto si trova questa scheda. Questa scheda è una scheda di comunicazione, in più fa anche da filtraggio, quindi abbiamo sia la parte di filtraggio che la scheda di comunicazione e il relè dell'avvio sulla parte di potenza. Ok? Questa scheda invece è di Tommy di Altamura, va bene, salutiamo entrambi, bando alle ciance e diamo alimentazione. Allora, diamo alimentazione.
Andiamo a spegnere, così vediamo quando arriveranno le tre fasi. Possiamo vedere che il LED qui sta lampeggiando sulla scheda. Tra un po' sentiremo il click del relè sulla parte di potenza. Nel frattempo vi faccio vedere il simulatore, il generatore di impulsi. Eccolo qui, si è acceso la lucetta. Ripeto, poi facciamo un video. Click del relè sulla parte di potenza. In questo momento è arrivata la linea sulla parte di potenza, aspettiamo per vedere se... Eccolo lì, è partito il ventilatore. Ecco le tre fasi. Ovviamente questo è il processore che manda gli impulsi all'IGBT. Adesso stacchiamo l'unità interna e con test di comunicazione andiamo a vedere se la scheda comunica. Come ben sappiamo, la comunicazione tra le due unità, lo start bit lo manda uno delle due schede, quindi non lo mandano tutte e due. Ma lo manda uno delle due schede, quindi chi manda lo start è sempre una, poi l'altra riceve e trasmette allo stesso tempo. Però lo start lo manda una. In questo caso lo start lo manda l'unità esterna su questo modello della Daikin. E vi faccio vedere, mettiamo il test di comunicazione, lo trovate nel canale in abbonamento, ovviamente, test di comunicazione e viene visto passo passo come si fa, come si costruisce, e l'abbonamento costa solo 1,99 euro. Allora, un puntale sulla comunicazione, l'altro puntale va messo sul cavetto bianco, che in pratica, eccolo qua, su questo cavetto bianco. Ok, spegniamo la luce così e diamo alimentazione. Possiamo vedere che questo punto sta comunicando. Andiamo a spegnere anche l'altra luce. Possiamo vedere che il LED sta lampeggiando, significa che sta mandando dei pacchetti dati e quindi a questo punto possiamo vedere che abbiamo presenza della comunicazione sulla scheda esterna, cosa importante per chi vuole vedere se sta mandando la comunicazione, e l'unico modo per vederlo è questo test di comunicazione, perché non si riesce a vedere neanche con multimetro analogico. Eccolo lì, nel momento in cui abbiamo l'errore U4 sta a significare che abbiamo un problema di comunicazione. Ok, beh ragazzi, il video finisce qua. Generatore di impulsi per il fan e test di comunicazione e dei memory frigger. Questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video.